Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Quest'oggi parliamo di R-Factor 2. Allora, avevo messo in stand-by il discorso proprio del titolo della Studio 397 perché a febbraio, ragazzi, è uscito Le Mans Ultimate e ovviamente si è preso un po' la scena del panorama del mondo del sim racing, come giusto che sia, nuovo titolo uscito dopo tanti anni. E in più il silenzio da parte di Studio 397 sul titolo, appunto, R-Factor 2 e le vicende economiche disastrose e le perdite di licenza di Motorsport Game ci hanno fatto un po' tutti quanti preoccupare, appunto, per R-Factor 2. Oggi torno a parlare perché, malgrado io abbia avuto delle voci di corridoio non tanto rassicuranti in merito al titolo e anche alla lettura di alcuni articoli che parlano di R-Factor 2 e del suo declino, qui concordo con Tony di Sim Racing Underground, che saluto, in cui non è affatto d'accordo con questo tipo di ipotesi in merito appunto al declino di R-Factor 2, esce finalmente un nuovo accordo tra Motorsport Game e il British Touring Car Championship, la BTCC, ragazzi. Dopo la rescissione del contratto precedente del mese di novembre 2023, le due parti finalmente hanno raggiunto un nuovo accordo, non esclusivo questa volta, ragazzi, che consente a Motorsport Game di utilizzare il branding appunto di BTCC su R-Factor 2 e di discutere, quindi apriamo le porte allo sviluppo di un videogioco dedicato e competizioni di eSport basate sulla BTCC. Finalmente, ragazzi, forse ce l'avremo dedicato. Userà ovviamente il motore fisico di R-Factor 2, le BTCC che sono lì dentro potremo continuare a utilizzarle. Nello specifico, l'accordo prevede che Motorsport Game paghi 225.000 dollari, che dovrebbe essere alla loro portata, visto gli incassi che hanno avuto, a Toga, che è l'organizzazione dietro la BTCC, e condividere a metà gli incassi annuali, pagare lordi ovviamente derivati dal contenuto appunto della BTCC. Questo accordo permette quindi di mantenere e di aggiornare i contenuti BTCC in R-Factor 2 fino alla fine del 2026, quindi R-Factor 2 sino al 2026, ragazzi, è qua. Includendo aggiornamenti di livrea e correzioni minori dei modelli, inoltre viene aperta anche la porta alla creazione di un gioco dedicato, come anticipavo prima, e all'organizzazione di competizioni di eSport, anche se non è ancora confermato lo sviluppo attivo di tali progetti. Quindi, ragazzi, non è una buona notizia, è un'ottima notizia, perché questo rilancia non solo R-Factor 2, sul quale si basa Le Mans Ultimate, eccetera, ma apre la porta a Motorsport Game a acchiappare quelle licenze che ha perso nel corso dell'anno 2023, incassando soldi, condividendo gli introiti lordi, riscatta la sua figura del mondo del motorsport in generale, e quindi chissà che un domani non ci possono essere altri titoli. Andiamo cauti e con i piedi di piombo, ma cavolo, una buona notizia per R-Factor 2 ci stava tutto. Quindi, ragazzi, nella speranza che questa notizia vi abbia fatto piacere, non esitate a lasciare un pollice in su, ma soprattutto commentate qui sotto e ditemi che cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo prestissimo. Da Fabrizio è tutto, un abbraccio, ciao!